sono Hannes, poliarticolata, ha l'unicità di essere stata sviluppata direttamente con i pazienti, quindi sono sempre stati coinvolti all'interno del ciclo di sviluppo fin dall'inizio e nelle varie fasi di validazione. Siamo partiti da un primo prototipo, che è sostanzialmente un prototipo di ricerca universitaria, che abbiamo poi sviluppato a fasi ulteriori in 5 prototipi fino a che siamo arrivati al dispositivo finale. Quando vado a prendere un oggetto, la protesi si adatta automaticamente e in modo molto intuitivo alla forma dell'oggetto. Questo permette di distribuire sia i movimenti che le forze su tutte le dita e quindi di avere delle prese molto efficaci e dinamiche anche. Posso avere una presa rigida che può essere come quella di una pinza. Avendo una presa molto avvolgente e dinamica, io posso anche andare a perturbare, quindi muovere l'oggetto all'interno della mano, la mano continua ad avere un grip molto forte e questo è molto, molto apprezzato da chi ha provato Hannes. Altre tecnologie fanno utilizzo di più motori, più sensori e quindi di conseguenza sono anche più complicate e anche più costose. Qua invece abbiamo un sistema che semplifica, no? Proprio a livello meccanico la struttura della mano e grazie a questo, oltre ad avere quei benefici, quei vantaggi di cui vi ho parlato poco fa, ha anche proprio la potenzialità di mercato molto grande perché ha un prezzo nettamente inferiore ai concorrenti poliarticolati. Il Centro Protesi Inalil è stato partner di IT nello sviluppo di questo progetto. Chiaramente si è dedicato in primis al rapporto con il paziente, con i pazienti che sono stati coinvolti all'interno di quelle che sono state una serie di sperimentazioni cliniche, un dispositivo che all'inizio è nato come dispositivo di ricerca per portarlo effettivamente a un prodotto applicabile a paziente e certificato come dispositivo medico. Il fronte principale del Centro Protesi è quello dell'applicabilità al paziente, di coinvolgere quindi questi pazienti sia nella progettazione ma poi in quelle che sono le sperimentazioni cliniche che sono obbligatorie per legge perché questi dispositivi diventino certificati. L'altro fronte su cui il Centro Protesi ha contribuito a questo progetto è principalmente quello degli algoritmi di intelligenza artificiale che hanno consentito a questo dispositivo in abbinamento anche non solo alla mano ma anche al polso di rendere questo dispositivo molto più utilizzabile, nel senso che il paziente per poter muovere la protesi non fa altro che pensare al proprio arto amputato, quindi il controllo diventa molto naturale, molto fisiologico. Questo per noi è un punto interessantissimo, un punto molto importante perché dà degli scenari anche futuri di utilizzabilità e di embodiment, si dice, quindi di incorporazione della protesi all'interno di quello che è lo schema del corpo che chiaramente in conseguenza dell'amputazione è stato alterato. Quindi crediamo che l'insieme di tutte queste caratteristiche di adattabilità e di usabilità siano i veri punti che ci hanno portato ad un risultato così rilevante. Io ho avuto la fortuna di essere stato coinvolto per primo in questo progetto, quando era solo un progetto universitario fino al punto odierno. Sin dall'inizio ho avuto sempre un'ottima impressione di questa mano qui, a differenza delle altre poliarticolate che non avevano la capacità di adattarsi alla forma degli oggetti. In me è cambiato anche il modo di pensare. Io ho avuto modo di vivere la mia disabilità in modo diverso. In che senso? La gente che mi guardava e che mi additava così. Dopodiché è diventata una cosa naturale per me. La prima cosa che faccio alla mattina è quella di mettermi la mano, l'ultima cosa che faccio alla sera è quella di toglierla. Avevo delegato tutto sulla mano sinistra ed ero diventato abilissimo. Con l'avvento di queste nuove tecnologie qui, ho iniziato a trasferire tutte le attività che facevo con la mano sinistra sulla mano destra, cercando di utilizzare tutte e due le mani come se fossero due mani naturali. Cerco di avere la mano sinistra libera e di utilizzare di più la mano destra, ma questa è una sfida continua tutti i giorni.